Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. È appena iniziato gennaio, è appena iniziato il 2023 e quale miglior modo di iniziare il nuovo anno se non con una bella intervista. Vi ho già anticipato quale sarà, ecco, il video, anche se lo avevate già visto dalla copertina o comunque dal titolo. Oggi abbiamo un ospite anche importante, diciamo, è una delle promesse più... dai, promettente, si può dire così, del nostro paese. Ha già un curriculum molto corposo alle sue spalle, Red Bull Rookies Cup, ha esordito in Moto3, ha fatto il Junior GP. Insomma, ragazzi, stiamo parlando di Luca Lunetta. Ciao Luca! Ciao Simone, ciao a tutti. Grazie innanzitutto per avermi invitato a me e sono contentissimo di essere qui a raccontarvi un po' di me, ecco. Mi fa strano perché effettivamente questa è la mia prima intervista a un pilota che ha la mia età, cioè tra me e te ci sono 2 mesi, questa cosa mi fa riflettere molto. Mi sto sentendo vecchio, ecco, no vabbè, a parte gli scherzi. Allora, dai, ti chiedo come stai, come hai finito la stagione, se hai fatto qualcosa durante queste vacanze di Natale, insomma, qualcosa. Allora, dai, io sto così perché, allora, la stagione l'abbiamo finita in un grande... benissimo, ecco, e poi ho staccato un po' la spina una o due settimane dopo, in realtà mi sembra una settimana e basta, perché poi avevo subito voglia di riallenarmi e sono subito tornato in sella nell'inverno e mi sono continuato ad allenare fino a metà dicembre e poi purtroppo in un allenamento in Spagna mi sono fatto male alla clavicola e ho avuto una frattura e mi hanno operato e adesso sto in fase di recupero e di riabilitazione, ma sto già molto molto bene e non vedo l'ora già di tornare in moto. Ma quindi quando inizierà la stagione nuova avrai un po' il risentimento di questa cosa o sarai già al 100% secondo te? No, sarò completamente al 100%, già adesso sono quasi pronto, cioè penso di avere l'ok dai medici. Penso tra una decina di giorni tornerò già in moto e fisicamente ho iniziato ad allenarmi già da una settimana, quindi alla fine sono stato fermo 2 settimane. Ecco. Ho capito. Dai, parliamo un po' di quello che è stato il tuo 2022, ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Sì, assolutamente, è stato un anno magnifico, speciale, e mi sono divertito un mondo e finalmente sono arrivati i frutti di tanto lavoro che ho fatto e abbiamo fatto con la mia squadra, di tutti i sacrifici, con le persone che mi supportano e che ho fatto io soprattutto. E penso che sia stato uno degli anni migliori per me. Che voto dai alla tua stagione, inteso come un insieme, quindi non per forza al Red Bull Rookies Cup, al Junior GP, insomma, proprio al 2022 di Luca Lunetta, che voto dai? Allora, bella domanda. Io... purtroppo ho pagato leggermente l'inesperienza di stare nel primo gruppo, perché appunto era il primo anno in cui ero davanti tra i primi e quindi qualche errorino l'ho fatto, tipo 2 o 3 gare che ero in testa alla gara, ero nelle prime posizioni e sono scivolato, quindi un po' di punticini l'ho persi in Rookies Cup. Do un 9, perché comunque un 8,5, 9. Perché alla fine abbiamo fatto una grande stagione, sempre davanti, qualche errorino ci può stare, ma fa parte del gioco e dai, prendiamo esperienza, sono sicuro che quest'anno ci divertiremo molto. Che poi hai vinto proprio la tua prima gara in Red Bull Rookies Cup recentemente, a Valencia, o sbaglio? Sì, esatto, ho vinto la mia prima gara in Rookies Cup nel mio ultimo weekend che correvo nella Rookies. Ed era qualcosa che dovevo per forza raggiungere, è stata un'emozione unica e raggiungerlo a Valencia in una pista bellissima nel weekend della MotoGP è stato altrettanto bello. Cosa hai provato quando hai tagliato il traguardo, hai fatto il giro con tutti? Ho visto i video, non era Valencia purtroppo, però ho visto un sacco di video, un sacco di gente che ti abbracciava, insomma è stato bello, racconta un po' le tue emozioni. No, è stata una figata. Quando ho tagliato il traguardo per primo non ci credevo. È stata una gara veramente difficile perché io sono stato nelle posizioni settimo, ottavo, diversi giri. Poi alla fine sono riuscito ad avere qualcosa in più, ho recuperato
quei decimi che avevo sul gruppo davanti. E poi nella bagarre sono molto forte, sono risalito subito tra le prime posizioni e sapevo che avrei potuto vincerla. E quando ho tagliato il traguardo per primo, dall'ultima curva al traguardo, ho detto speriamo che non mi passano di scia come hanno fatto a Jerez alla seconda gara di campionato, che ho chiuso secondo di 16 millesimi. E quando ho tagliato per primo, veramente è stata una figata assurda. E oltre a esserti tolto delle particolari soddisfazioni in Red Bull Rookies Cup, che comunque possiamo considerare una categoria da mondiale, no? Cioè, penso, dimmi Sì, te. assolutamente, a tutti gli effetti. Esatto, es è una sorta di pre-Moto 3, se così vogliamo, lo vogliamo italianizzare. Ti volevo chiedere, te hai fatto anche da Wildcard, insomma, hai esordito a tutti gli effetti in Moto 3 quest'anno. Hai fatto la gara il weekend ad Assen per sostituire Bertelle. Sì, Volevo esatto. chiederti qual è lo stacco tra la Moto 3 e la Red Bull Rookies Cup, o comunque tutti i campionati minori, diciamo, ovviamente, rispetto alla Moto 3. Allora, quello che ho notato rispetto, io ho corso anche appunto nel Junior GP, che è il Mondiale Junior Moto 3, e nella Red Bull Rookies Cup, e la prima differenza che trovi quando vai lì è che, vabbè, il paddock, vabbè, quello lì della MotoGP è tutto, è bellissimo, ti mette un po' di ansia lì per lì. Poi quando entri dentro, io mi ricordo l'FP1 sul bagnato, io ho esordito il venerdì ad Assen sull'acqua, quindi moto nuova, pista che non conoscevo, team nuovo, tutto nuovo sull'acqua, quindi ti lascio immaginare. È stata dura all'inizio, la prima prova libera, però già la seconda mi sentivo a mio agio e non ero neanche tanto distante dai primi, penso un paio di secondi, un secondo e mezzo, credo. E quindi è stata dura all'inizio, comunque è un sogno che si realizza, correre nel mondiale. Io da quando sono piccolo, che ho 5 anni, guardo la televisione e correre ed essere lì io è stata un'emozione fantastica. E la differenza Era la tua appunto prima che... volta ad Assen, Sì, vero? era la mia prima volta Ok. ad Assen, è stata dura. Poi lì tu entri in prova libera, FP1 dal primo giro già stanno al 100%, cioè danno il massimo dal primo giro, non si perde niente, neanche un minuto puoi perdere della sessione perché appunto il livello è stratosferico dei piloti, dei team, di tutto lo staff. Quindi la differenza più che sulle modalità, ecco, di come si effettua un weekend di gara è proprio nel livello, cioè si vede che siamo nel mondiale, questo mi stai dicendo, giusto? Sì, assolutamente. L'approccio alla fine è un po' diverso anche soprattutto rispetto allo Junior GP, che è il Mondiale Junior Moto 3, e lì abbiamo tanti turni a disposizione. Noi iniziamo il giovedì a girare con 3 turni di prove libere, il venerdì altri due di 40 minuti, il sabato due qualifiche da 40 minuti, cioè si gira molto, si gira veramente tanto. Invece lì al Mondiale arrivi che hai 3 prove libere, 2 il venerdì, 1 il sabato mattina. E poi appunto è la qualifica e il giorno dopo warm up e gara, è tutto più compresso e devi essere appunto bravo a sfruttare qualunque minuto, qualunque giro di ogni prova per aggiustare la moto e metterti a posto, ecco. Fotografi, reporter, giornalisti, veramente tanti. Poi ovviamente non è che ero un pilota di testa, quindi non è che mi hanno fatto tutte queste interviste, però Vabbè. qualcuna l'ho fatta anche in griglia con Sky Sport, è stato bello. No, però comunque non eri l'ultimo arrivato, nel senso, cioè sì, eri l'ultimo arrivato inteso come Moto3, però comunque avevi una bella attenzione di tanti appassionati, tra cui la mia, italiani, insomma, perché comunque stai facendo bene, questo te lo posso dire, stai veramente facendo bene, ti faccio i miei complimenti perché stai facendo veramente paura. E vedere insomma un italiano, poi io sono un 2006 anch'io, quindi per giunta della mia età c'era molta curiosità, ecco, sulla tua su di te, e c'è ancora, no? Perché dai, vabbè, te la faccio dopo la domanda sul 2023, te la faccio dopo. Ti volevo chiedere com'è stato quando te lo hanno comunicato, quando ti hanno detto guarda, correrai, cioè te l'hanno chiesto, te l'hanno detto, insomma, com'è stato? Vabbè, tanto grazie per i complimenti. No, quando me l'hanno comunicato, mi ricordo, eravamo la settimana prima di Assen, eravamo in Germania a correre con la Rookies Cup.
E il sabato io feci podio, e quindi feci terzo. E la domenica, nella gara di Sachsenring in Germania, si fa male Matteo. Io stavo guardando la sua gara, stava facendo un garone e Matteo purtroppo Bertelle. una Bertelle, Sì, no, esatto. spiego a chi non. Sì. E cade, fa questa brutta caduta che neanche è stata per colpa sua, è caduto un pilota davanti per schivarlo, vabbè, si è fatto male. E fatto sta, dopo un paio d'ore, a fine giornata vengo a sapere che l'avrei sostituito io, e lì veramente io non ci credevo, sono veramente rimasto incredulo e con papà mi ricordo. Siamo abbracciati, è stata un'emozione. Poi con altri ragazzi che ci danno una mano, che erano lì con noi a fare il tifo per me, è stato bello, bellissimo. Qual è stato il momento dove proprio hai detto qui c'è da fare seriamente perché siamo in moto 3? Allora, io mi ricordo, mi è rimasto impresso il primo ingresso in pista in FP1, che tu Ok. entri in pista e non so, hai accanto la moto di Leopard e KTM Aio, quindi che ne so, in pista di Passa Foggia, Guevara, tutti questi piloti qua che comunque vedi in televisione, li studi, è bello, prendi ispirazione e poi in pista capisci molte più cose e ti stimolano appunto a dare il tuo massimo, cercare di emularli, ecco. E io mi ricordo questo, dell'FP1 mi è rimasto tanto impresso quello lì. Chi è un pilota, inteso proprio di Moto3, che ti ha fatto effetto vedere, cioè dire ci sto correndo insieme, ci sto correndo contro? Allora, ti direi Foggia perché comunque è di Roma e Ah, ok. spesso ci allenavamo anche da piccoli, lui è più grande di me, però ecco, non so, a Torricola, nelle piste che abbiamo qua vicino, nei kartodromi, ci allenavamo insieme ed essere insieme lì in Moto3 è stato bello e mi ricordo e anche Guevara, comunque Guevara è impressionante lo stile di guida che aveva. Ed era velocissimo, direi questi due piloti. Quanto hai imparato da questo weekend? Io tantissimo, sotto ogni punto di vista, il punto di vista sportivo, personale, tutti i punti di vista. Comunque, mi ricordo che quando tornai, che mi sembra che era il weekend dopo, al Junior GP a Jerez, feci subito un click. Che viene in automatico alla fine perché tu corri al mondiale, poi torni al Junior GP, che è il mondiale junior, e quando entri già in quel paddock ti senti già più forte. E non so perché io avevo questa sensazione, e quel weekend lì andai molto bene, e ero in lotta per il podio in gara 2, e poi feci uno sbaglio e conclusi sesto quella gara lì, ma ero sempre nelle prime posizioni. E poi Ok. da lì in poi tutto in crescendo fino ad arrivare al quasi primo podio nel Junior GP a Valencia, che poi mi hanno penalizzato purtroppo. Avevo finito la gara in seconda posizione e l'ultima gara della Rookies che ho vinto e ho fatto un altro podio. Questa è una domanda un po' personale. Quanto lo hai, anche tra amici, no? Poi alla fine sappiamo come vanno queste cose. Quanto l'hai flexata questa cosa? Quanto l'hai... Cioè, io corso in moto 3, nel senso... No? Ma sinceramente neanche più di tanto, perché alla fine sono un ragazzo abbastanza umile. A me con i Bravo. miei amici non mi piace neanche tanto parlare di moto. Comunque se hanno delle curiosità gliele spiego tranquillamente, mi fa piacere, ma se possiamo parlare di altro, a me fa ancora più piacere. Comunque la gente sa che ho corso in Moto 3, chi è appassionato lo sa e a me basta questo. Comunque far divertire anche le persone da casa quando vedono le mie gare, già mi basta e avanza, ecco. Meraviglioso, meraviglioso. Senti, parliamo un po' del tuo futuro. Abbiamo parlato del tuo 2022, parliamo un po' del tuo 2023. Dove correrai, dove sarai, cosa farai e delle sensazioni. Allora, Se si può firmato un dire, eh? Se contratto, si può dire, sì. se si può dire. Correrò al Minimoto, al CIP. Correrò Vieni, mo, così al avanti? CIP. Così avanti?
Sì. No, allora, parlando seriamente, continuo con il mio team Hachi Racing, che ormai siamo insieme da anni, ed è un piacere continuare con loro. Stiamo facendo un bellissimo percorso insieme fin dal 2018, che abbiamo vinto MiniGP, campionato italiano, europeo, poi abbiamo vinto la Premoto 3 2019. Siamo andati avanti in Moto3 al CIV, ora siamo venuti in Spagna e stiamo facendo dei risultati insieme molto buoni e continuiamo insieme. E non vedo l'ora di iniziare i primi test, che avrò la moto nuova, e quindi appunto correrò nel Junior GP Moto3 con il team Hachi Racing. Quindi la Red Bull Rookies E Cup non la fai più. no, purtroppo la Rookies ho già fatto 3 anni e non la potrò più fare. Ah, quindi proprio per questione di regolamento? Sì, però sì, ti fanno fare massimo 3 anni. Ogni anno ovviamente decidono loro se riconfermarti per l'anno dopo o meno, e hai a disposizione al massimo 3 anni. Ho capito. Perché ancora, se non sbaglio, perché ancora, infatti, ti volevo fare proprio questa domanda di cosa ne pensi della decisione di Dorna di posticipare il limite di età per l'ingresso della Moto3 appunto a 18 anni. Però mi sembra di aver letto che se hai fatto una wild card prima, non lo so, non ho capito bene questa cosa, se ce lo potevi spiegare. Cosa ne penso del cambio d'età? Io forse positivo, in realtà non lo so bene, cioè io penso a dargli il gas e poi quello che viene viene. Bravo. Non so, forse secondo me più del cambio d'età, una categoria con delle cilindrate diverse, forse tipo ti direi la 300. Non mi piace molto, comunque, ma come la Moto3, come la Talent, come queste categorie con basse cilindrate, sono i livelli sono molto livellate, appunto si creano gruppi di 20 piloti che possono essere pericolosi, però alla fine questo è il nostro sport. Che poi sono state fatte proprio per ragioni di sicurezza, Sì, questa è stata presa esatto. proprio per questo, conseguentemente a vari episodi purtroppo che sono Sì. successi in passato, ecco, ok. Quindi insomma te dici che non ti importa, cioè nel senso non ti importa relativamente, te gli dai del gas, poi quello che andrà. Sì, esatto. A questo punto questa domanda te la devo fare: entro quanto ti aspetti di arrivare in moto? Come pilota ufficiale, inteso. Beh, io spero nel 2024 a questo punto. Ora siamo nel 2023 e l'anno prossimo, ecco. Ah, hai già cominciato a Quest'anno. prendere qualche contatto? Ma no, cioè bisogna dargli il gas e andare forte quest'anno, poi tutto verrà se ovviamente quando inizierò a fare i risultati quest'anno, poi i team si interesseranno da soli e poi si vedrà più avanti. Ecco, Vediamo. a proposito, ho una curiosità. Noi sappiamo che i piloti, quelli di MotoGP o che hanno un manager, insomma, grazie al quale gestiscono tutto. Avete dei manager anche voi che siete appena arrivati? O comunque come si struttura la trattativa con un team ipoteticamente interessato? Sì, bella domanda. Dipende, io sono seguito da Alessandro Cassinari, che appunto è il team manager anche del team, e mi segue anche a me personalmente, e con lui appunto decidiamo cosa fare quando ci arrivano delle offerte, non so, sostituzione, wild card, qualcosa di questo tipo, sponsor, qualunque cosa. Ci confrontiamo e decidiamo io e lui. Anche ci stanno anche i miei genitori, però principalmente il mio team manager è Cassinari. Ho capito. Quindi anche a un livello che definire più basso forse è un po' limitativo, però comunque anche per i ragazzi della Moto3 e della Moto2, insomma, sono seguiti da un manager o comunque Sì. da qualcuno. Ok. No, perché c'è molta disinformazione su questa cosa qua, quindi volevo fare chiarezza. Bene. Ti faccio le ultime domande. Cosa ti aspetti dal tuo 2023? Proprio quali, se hai degli obiettivi prefissati, anche fuori dalla pista, insomma, dimmi te, e
Sì, che cosa puoi fare nel 2023? Allora, nel 2023 io mi aspetto un anno, mi aspetto e spero che sia un anno migliore anche di questo qui che è appena passato, e darò il massimo perché si avverino tutti i miei sogni, ovvero stare davanti e vincere gare al Junior GP e appunto passare al Mondiale nel 2024 sarebbe il mio sogno. E quindi dai, cerchiamo di avverarlo. E invece a livello sportivo questo, poi fuori dalla pista non lo so, comunque continuare ad essere me stesso. Ti faccio le ultime due domande. Okay. Qual è stata la figura, comunque la persona che ti ha spinto, che ti ha fatto innamorare di questo sport? Se è un tuo familiare, se è un pilota o se è successo in maniera casuale? E poi ti chiedo un pilota attuale o comunque storico del motomondiale nel quale ti identifichi, insomma, per varie caratteristiche. Allora, la passione per le moto ce l'ha sempre avuta mio papà, però non è mai stato un motociclista, non ha mai avuto una moto lui, al massimo lo scooter da ragazzino, ma è nata appunto, come hai detto tu, casuale. Io ho iniziato ad andare in moto nel 2011, a 5 anni e mezzo, e per puro caso mio papà mi aveva portato a fare golf, a vedere se si poteva iniziare a fare qualche lezione di golf. Pensa un po', golf, motociclismo, due sport totalmente diversi, non c'entrano niente. E allora praticamente non potevo iniziare a fare i corsi, ero troppo piccolo, o non era la stagione adatta, non mi ricordo. Fatto sta, torniamo a casa e passiamo davanti Torricola, che è una pista piccola che ho qui vicino a casa, e papà legge: oh Lu, guarda, pista mini moto go-kart, andiamo a vedere, era domenica. Dai, andiamo, era domenica, tutto il pomeriggio a vedere sta garetta che c'era regionale, e da lì mi innamorai, e qualche giorno dopo provai la mini moto per la prima volta, e da lì iniziò tutto, ecco. Meraviglioso, incredibile come nella vita parta tutto da niente e poi arrivi a dei livelli incredibili. Esatto. Bello. E poi l'altra domanda, appunto, in quale pilota attuale o storico del passato, insomma, del mondiale ti identifichi? Allora, ti direi forse Fabio Di Giannantonio, che è un pilota di Roma, è MotoGP, ormai lo conoscete, ben conosciuto, e sì, siamo molto amici con lui, e abbiamo veramente un bel rapporto, e anche fuori dalla pista ci scriviamo sempre, ci vediamo, e lui mi sta dando una grande mano come organizzarmi tutto in 360 gradi, mi consiglia in tutto, ormai lui ci è passato, quindi aiutare uno che è più piccolo, che appunto sta cercando di fare il suo sesto percorso, certo, più o meno, e cerca di darmi una mano, aiutarmi in quello che può, ecco, e io mi rivedo un po' in lui. Io ti ringrazio per questo video, io spero che, insomma, anche dopo continueremo a sentirci, insomma, io poi ti scriverò durante le gare, insomma, dai, ti auguro tutto il bene, tutto il meglio per il 2023, insomma, dai, si farà il tifo, diciamo. E ti ringrazio per aver partecipato, veramente per me è stato un piacere. Grazie. Anche perché sono uno che ti segue da tanto tempo, insomma, quindi averti ospite nel mio canale è stato bello, insomma. E andatelo a seguire su Instagram, comunque tutti i link, tutti i riferimenti di Luca ve li lascio qua sotto in descrizione. Questo era il primo video, il primo di una lunga serie di video che usciranno, che ci accompagneranno finalmente, diciamo, ormai non vedo più l'ora, ormai me lo sono segnato in tutti i calendari di casa, l'inizio del campionato 2023, anche perché, no Luca, adesso siamo un po' uguali, nel senso, gli appassionati di moto, se gli levi la moto, cosa fanno? Niente. Esatto. Quindi in questi mesi ci rilassiamo, guardiamo un po' cosa succede al di fuori del mondo delle moto. Le gare, noi vogliamo le gare. Un po' di bagarre. Esatto, esatto. E se non c'è questa bagarre,
non ci piace, bisogna aspettare fino a marzo. Ti ringrazio ancora una volta, io vi ringrazio voi per aver visto questo video, signori, tutti i miei link sono qua sotto in descrizione, mi raccomando passateci perché troverete dei link interessanti anche sui miei social, il mio blog, insomma veramente passateci, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per altri video così e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grandi raga, grazie, ciao Simone.